Oggi sono con Fabio Dolci. Fabio Dolci, finalmente! Eccoci qua. Finalmente. Come senti, si diceva, gliel'avemmo fatta. Gliel'avemmo fatta. Senti, ma nelle puntate precedenti che mi sono incontrato con il nostro amico Rizziero Bixio, che salutiamo. Il famoso autore del Sopracciglio Alzato, che è una cosa spettacolare, dice tutto. Senti, lui mi ha fatto vedere un CD che ancora non ho avuto il tempo di ascoltare, perché non avendo più il erbugo per infilare qui dentro la macchina. Ecco, mi ha fatto sentire un CD sul quale ci sei anche tu, me l'ha dato, lo sentirò, dove avete lavorato a delle cose legate al Sistina, alle commedie musicali, al... Sì, sinceramente fu un'idea che ebbe il buon Rizziero e che disse, guarda, a me mi piacerebbe fare un disco in cui vengono rivisitati tutti i più grandi successi legati a quella che definirei un'epoca d'oro del teatro musicale italiano, ma anche internazionale, perché molte delle canzoni oggetto di questa rivisitazione appartengono a degli spettacoli che poi sono stati all'epoca famosi in tutto il mondo, uno su tutti, Rugantino. Certo. E così abbiamo fatto una lista delle tracce, scelto i pezzi e niente, io mi sono messo lì e li ho praticamente riarrangiati. Però la cosa che mi ha fatto poi insomma, io ascolterò, la cosa che mi ha fatto nel rispetto dell'anima originale, certo, con cui sono stati scritti, perché insomma, cioè, ti confronti con un materiale che insomma è trovaiolico, cioè, voglio dire, la maggior parte. Però questo dimostra insomma che tu sei un grande musicista. Però la cosa che mi ha fatto ridere Rizziero, mi ha detto: senti, mi raccomando, se ti vedrai poi con Fabio, fatti fare qualche imitazione. Allora raccontami questa storia delle imitazioni. Beh, vabbè, una cosa che c'è sempre stata fin da bambino. Da bambino a me, durante le feste comandate, parliamo di quelle belle feste antiche, no? Con tutti i parenti, certo. Lasagne, cannelloni. Le mettevano lì sul tavolo. Una specialità da ragazzino era Paolo Panelli. Poi vabbè, col tempo, ma è una cosa così che naturale. Esempio, che... Se adesso ti dicessi, ma che ne pensi dei 100 anni della grandissima Franca Valeri? Franca Valeri. Beh, insomma, vabbè, Franca Valeri è un'istituzione. E come fai a far telefono? Pronto, mamma? No, ancora non è arrivato mio marito. Guarda, è sempre una cosa difficile con quello. Arriva a casa non sa fare mai niente. Per dire, insomma. Adesso però io dico una cosa, no? Lui è un grande musicista, però a me, siccome tu lo sai che lo spirito di questi incontri è il divertimento. Assolutamente. E quindi sì, io certo. So che tu certo. Sei un grande musicista, però il tuo strumento qui non lo potevamo portare, no, io ho la chitarra, senti, Rugantino tu è una commedia musicale che avrai sentito 100.000 volte, avrai visto le canzoni di quella commedia, io dico sempre... Roma, ci siamo! Cioè, poi questo sarebbe Manfredi, il primo Rugantino è stato fatto nel 62. Nel 62. Esatto. Tu sai che Trovajoli diceva sempre che il suo grande cruccio è che non ci aveva mai avuto un Rugantino che cantasse bene, perché insomma ci sono stati grandi attori, però nessuno. Beh, diciamo loro... che comunque... Anzi, forse Manfredi era il più bravo. Guarda, diciamo che Trovajoli è il senso. Quello che gli ha dato più filo da torcere in assoluto è stato Mastroianni quando fece Ciao Rudy. Ah sì, sì, perché comunque grande attore, però non... Gli ha dovuto praticamente fare il deretano a fettine proprio, perché Mastroianni comunque, cioè, è un attore di un'immensità stratosferica e una voce tra le Senti, più belle. Senti, se io ti riporto invece un attimo a Rugantino e ti dico da accennare con me questa qui che fa... Tiro la lera la la... Il grande Aldo Donati. Tiro la lera, grande Aldo Donati. È che stiamo a parlare dei pezzi di Roma. Ma bellissima, cioè, è troppo bello. Immensi. Che poi penso, il primo serenante è stato Lando Fiorini.
nella commedia quella del 62. Poi dopo ci fu con Montesano, ci fu il Serenante, diventò Aldo Donati. Aldo Donati, una voce meravigliosa, insomma. Che tra l'altro, visto che io so che tu sei di fede bianco celeste, il vero inno della Lazio è il suo. Soggia tuo! E da laziale ti garantisco, cioè, che quello che c'è. Vabbè, comunque ormai chiudiamo, fuori via, chiudiamo questa pagina. Questa pagina. Io intendo Lazio. Senti, e Roma come la storia totale. Sì, no, ma rifaccio. Senti, invece un Gasman come almeno. Chi te può essere utile? Pepper Pantera, Pepper Baiocchi. Mamma mia, quel film l'ho consumato. I soliti ignoti, i e anche l'audace colpo dei soliti ignoti, lì proprio è. Ma fu grazie a Monicelli che al primo film che Gasman diventò anche un attore brillante, sì, e comico. Proprio qualche giorno fa ho visto un servizio che non veniva lavorato da un teatro, esatto, quello lì, il Teatro Nobile. Sì, hanno fatto proprio un lavoro addirittura proprio sulle le labbra, proprio E invece l'hanno fatto diventare sto pugile un po' suonato che sta lì, cerca le vice della castagna. La voce uguale. Beh, Gasman è troppo forte. Senti, ma se inventiamo uno spettacolo su questi personaggi. Ma guarda, Poliziero, per esempio, c'era un'idea addirittura di un format radiofonico, però poi magari te lo dico in privato perché non certo, si sa mai. Se non pubblica una cosa, basta certo. Che qualcuno arriva lì. Una cosa. Bella cosa, nasviscerà quegli attori di quell'epoca lì. Gasman, Mastroianni, Manfredi, poi vabbè. Alberto Sordi, che Alberto Sordi, che te lo dica, cioè è proprio. Per paese sapessi quanta gente che c'è sta, e il primo cittadino amico mio, tutti e che te ci ho mandato io, e va. Proprio la quintessenza proprio del romanesco, del romano. Sai che Fiorenzo Fiorentini diceva che i romanischi sono i carciofi? Però qualcuno me lo contesta, però lui lo diceva, Fiorenzo Fiorentini lo diceva però. Fiorenzo Fiorentini ne aveva ben d'onde perché era di origini ebraiche. E se vuoi incontrare un romano vero, devi andare al Portico d'Ottavia. Sì, perché uno dice di sette generazioni, sono 2000 anni che stanno lì. È vero, il vero romano. Il vero romano è ebraico, assolutissimamente. C'è anche un bel florileggio di teatro giudaico romanesco che hanno dei modi di dire bellissimi. Vabbè, io, come anche te, del resto, io sono appassionato di Roma, della sua storia. Non della Roma spicciola di oggi, che sulla quale insomma stendiamo un velo schifoso. Anche se poi racconto sempre una cosa, no? Io esempio negli spettacoli, quando mi capita di fare questa canzone che è vecchia Roma sotto la luna non canti più, gli stornelli le serenate, io dico che sta canzone, se vai a sviscerarla, il testo racconta di una Roma che non c'è più, ma sta canzone è stata scritta nel 49, esatto. Quindi allora significa che questo è nei tempi di prima. Ma la sintesi proprio, cioè secondo me, quando è su Pellungo Tevere, ci sono varie versioni di testo, credo, che poi correggimi se sbaglio, in cui uno per lungo Tevere gli schiaffi volano oppure li baci scrocchiano. Sì, esatto. Roma, eccola qui. Si non c'è pratico da Regge Moccoli per lungo Tevere. Si non c'è pratico da Regge Moccoli per lungo Tevere non c'è passare. Rifamola, dai, che troppo bello. Là sotto l'alberi e lungo Tevere. Meraviglia, meraviglia, meraviglia. Cioè, si non c'è pratico da Regge Moccoli. Cioè, l'essenziale. Roma è l'essenziale fondamentalmente. Fondamentalmente, perché è anche cruda, perché nella sua storia uno dice, ah sai, Roma ne ha viste tante. Senti, ma posso svelare un segreto, che però tu, nonostante tu sia così legato a Roma, non vivi più a Roma? Attenzione, perché il segreto te lo devi tenere bene in bocca, Ciccio! Stai attento! E comunque nella puntata precedente, non so se la precedente o quella puntata passata, dove io ho incontrato la grandissima Cristina Ursi, il terzo amico
eri tu. Mo adesso chi ha visto la puntata con Cristina capirà di cosa parlo. Abbiamo svelato che con noi c'era un terzo personaggio. Ah sì. In questo incontro il terzo personaggio. Il famoso terzo incomodo. Anzi, come direbbero i latini, tertium non datur, signori della corte. Allora è incredibile perché Fabio è un grandissimo musicista, però non stiamo parlando di musica, ma stiamo parlando di teatro. No, vabbè, ma sai che c'è la cosa peggiore, insomma. Di musica bisognerebbe parlarne il meno possibile e farla di più. Esatto. Poi a me piace, per esempio, ecco appunto, quando c'è l'opportunità, e perché no, anche la fortuna di parlare, ecco, di spaziare, di cinema, di letteratura, di arte. Ma guarda, di per poesia, confermare quello che dici te, il grande Lucio Dalla diceva sempre che le canzoni non vanno spiegate, perché sennò significa che, cioè, la canzone si deve capire quando la canti. Lucio Dalla è grandissimo. Quello che vuoi, guarda. In mezzo a questa ora cercherò di capire quale stella sei. Io di Lucio Dalla ho, a parte, cioè, che l'ho sempre sentito, ascoltato, ma fin da quando ero un ragazzino arto, un imbarattolo, e lui mi ha sempre dato l'immagine di Bologna. Anche se pensa, guarda, io, vabbè, adesso poi chi mi conosce sa la mia storia, io ho avuto la fortuna di l'onore di esserne amico, e lui è un genio vero, e c'è una cosa che adesso ultimamente sta uscendo, la sto leggendo dappertutto, e lui diceva sempre che comunque lui voleva essere nato a Napoli, pensa. Sì, io ho sempre detto che è uno dei più grandi napoletani che abbia conosciuto, e però parlava bolognese, ma era proprio, era napoletano. Centro di gravità che un po' rappresenta Napoli, che comunque ha un suo fascino incredibile, però ti posso garantire che, ma per esperienza diretta, assolutamente solo in quanto soggettiva, ci mancherebbe, che anche il settentrione d'Italia ce n'ha tante delle belle cose. Sì, sì. Tante. Io sono uno di quelli, per esempio, io sono uno di quei romani che ama Milano. Io adoro Milano. No, ce la possiamo dare? Ce la possiamo dare? No, no. Tra poco no, perché tra questo poco, sembra di stare al parlatorio della Regina Celi. Buttiamo tutto tra poco. Capito? Sì, sì, ma assolutissimamente sì. Perché tu pensa che io ho degli amici milanesi che mi hanno detto, ma io vorrei capire, insomma, come un romano, che insomma, vabbè, sai, romani tutto Colosseo, carbonara, maniamo, è riuscito a trovare poesia in questa città. Io ho detto, vabbè, la poesia si osserva. Ma in una città dove qualcuno scrive luce a San Siro di quella sera, una città dove viene scritta una canzone del genere, ti consiglio di sentire la versione originale di Gino Bramieri di Un mia bella Madunina. Ah, grande. Al dis che la canzone la nasa Napoli. Sono contento che hai nominato Gino Bramieri, perché fa parte di quei personaggi che secondo me ci siamo dimenticati. La Milano fu una veramente una fabbrica di talenti inestimabili. Gino Bramieri, la stessa Franca Valeri, Enzo Iannacci, Pochi e Renato. Senti, adesso puoi fare il milanese, però tu sai che questo format non lo sfruttare un certo punto. Io ti ringrazio tantissimo, con tutti vado a braccio, ma con te proprio abbraccissimo. Grazie Fabio, grazie di cuore, a te, grazie, e speriamo di vederci presto, e poi a telecamere spente parliamo di quella cosa. Assolutissimamente sì. Grazie a te. Amico mio. Ciao Sandri.